Buonasera a tutti dal vostro Alessandro Benigni e ben trovati per una nuova puntata di Teleconsiglio Regione. Ampio dibattito in Consiglio regionale sulla programmazione europea 2021-2027 e sulle linee strategiche da seguire. Ci sono 2,3 miliardi di euro da gestire nel prossimo settennato. Sentiamo le priorità delle varie forze politiche cercare di gestire e di spendere al meglio i fondi strutturali europei. Sono fonti che ammonteranno grosso modo a 2 miliardi e mezzo, ma soprattutto che si aggiungono a quelli del PNRR che sapremo catturare e ai fondi di sviluppo e coesione. Credo che queste tre opportunità rappresentino veramente un'occasione importantissima per la nostra Regione. per. Eh, migliorare il nostro sviluppo per andare verso uno sviluppo sostenibile e soprattutto anche per cercare di riallineare quelle che sono le nostre tre Toscane, quella metropolitana, che è la più dinamica, quella che ha resistito meglio alla crisi, che sa ripartire per prima, con la Toscana delle aree interne e con la Toscana della costa, che sono invece territori che hanno dimostrato maggiore fra fragilità, eh, che hanno eh, minori opportunità di servizi, che hanno minori opportunità eh, di lavoro. Ecco, credo che spendere bene queste risorse possa invece rappresentare l'occasione per riallineare le performance di tutti i nostri territori, per andare verso una Toscana che sia eh, improntata ad uno sviluppo sostenibile, che sia improntata ad un'economia più ecologica, che sia improntata ad una maggiore digitalizzazione. Nella nostra regione è entrata nel vivo la programmazione del prossimo settennato e come tale abbiamo chiesto maggiori interventi a favore dello sviluppo delle infrastrutture, della connettività, della rivoluzione dell'economia circolare e le opportunità sociali di tenuta del territorio, attività di formazione, alternanza scuola-lavoro, ma soprattutto un grande investimento sull'opportunità per i giovani, per renderli partecipi del processo lavorativo e le opportunità anche per le aree interne. Di trovare compensato quel gap enorme che c'è tra le aree urbane e territorio periferico. Abbiamo sottolineato sette punti per quanto ci riguarda rispetto alle priorità e condiviso la strategia dei prossimi sette anni che il Presidente Giani ha presentato all'aula. Quindi ci troverà protagonisti a sostegno di queste misure che però devono andare nella direzione dello sviluppo infrastrutturale, economico e soprattutto per l'occupazione. Queste sono risorse certe, ovviamente siamo tutti attratti dalla discussione del PNRR, quella è una discussione che sta iniziando, bene il percorso di concertazione, ma queste sono risorse che già abbiamo in bilancio e come tale è corretto spendere e spendere bene. È chiaro che dobbiamo saper spendere le risorse bene, ma dobbiamo anche saperlo fare in sinergia tra i fondi strutturali e quelli del PNRR. Per noi in questo momento le priorità sono chiare eh, economia, lavoro, formazione, anche perché se riusciamo ad intervenire in modo capillare e mirato in questi settori sicuramente ne faremo un volano per la ripresa e soprattutto Sarà importante per far sì che questa Regione ricominci a crescere e soprattutto affinché in questa Regione si cominci a ridimensionare il termine delle disuguaglianze sociali, perché la vera emergenza è anche l'emergenza della povertà. Ci sono dati veramente allarmanti. Dobbiamo far sì che si crei un sistema virtuoso tra Regione, Governo, ma anche e soprattutto con il coinvolgimento degli enti locali. In questo senso la cabina di regia, che finalmente è partita e che noi auspicavamo da tempo, da almeno sei mesi, sembra che prenda, che prenda le mosse eh, ci saranno degli incontri che coinvolgeranno non solo gli amministratori locali ma anche le associazioni e questo è sicuramente un dato positivo. Ci spiace che su alcuni temi che a noi stavano a cuore e che hanno avuto ad oggetto delle, delle risoluzioni eh, che abbiamo portato in Consiglio regionale, che riguardavano eh, diciamo, incentivi alle aziende che mirassero a eh, effettuare una formazione qualificata, così come incentivi per quelle aziende che eh, erano, eh, presentavano progetti in materia di sicurezza sul lavoro, così come anche un tema importante che poteva essere il legare nuovi investimenti e quindi il creare una sinergia eh, tra, eh, nuove, eh, tra nuove industrie. Che magari avessero intenzione di investire in territori caratterizzati da forti presenza di aree industriali dismesse, ecco, su queste proposte ci sia stata una sostanziale bocciatura. Finalmente dopo tre settimane siamo riusciti a ritrovare il Presidente per concludere questa importantissima discussione sui destini dei fondi strutturali europei. La buona notizia è che la Toscana avrà circa 300 milioni in più per il settennio che ci aspetta. La cattiva notizia è che si continua a fare grandi libri con dichiarazioni eh, di intenti molto generiche ma non non si finalizza eh, questo fiume di denaro. Come Fratelli d'Italia abbiamo presentato una proposta di risoluzione per chiedere che la regione destini almeno il 70% delle risorse che arriveranno direttamente alle imprese, perché solo chi produce, solo chi investe, solo gli imprenditori possono aumentare la ricchezza del nostro paese e della nostra regione e redistribuirla e non si capisce come mai eh, prima della pandemia la Toscana ha distribuito oltre il 70% delle risorse alle imprese, mentre in questo piano gli vorrebbe riservare solo il 50% noi chiediamo di tornare alla media del 70% perché, ripetiamo, solo attraverso le imprese può rilanciarsi il destino della Toscana. Il PNRR costituisce una grande risorsa anche per la regione toscana e sarà importante, come è stato detto più volte, spenderla in tempi veloci, spenderla bene, ma soprattutto nello spenderla bene bisogna tenere ben presente quali sono gli obiettivi che vogliamo raggiungere che in questo documento secondo noi non sono sufficientemente precisati, così come non sono anche abbastanza precisi, il cronoprogramma con cui si intende raggiungere quegli obiettivi. Quindi al netto di questo aspetto metodologico che secondo noi deve essere introdotto all'interno di tutto il lavoro che deve essere fatto, un'attenzione particolare a quella che viene stata ribattezzata il BES, il, eh, la cabina di regia Benessere Italia che è stata varata dal governo Conte e che prevede che non ci si basi soltanto sul PIL per valutare quanto siano efficaci delle misure che prendiamo, ma che sia valutato il benessere della popolazione, che, ritiene, che richiede l'analisi di molti altri parametri, quali per esempio quelli relativi allo stile di vita e di salute, alle condizioni ambientali, perché se vogliamo davvero che questi investimenti vadano per le prossime generazioni, oltre che per quelle attuali, e siano davvero un salto di qualità dal punto di vista esistenziale, dobbiamo affidarci a nuovi paradigmi e abbandonare quelli del passato. Il PIL, l'economia è importante sì, ma non è tutto. La qualità della vita delle persone e dell'ambiente è al centro di quel nuovo umanesimo che questo nuovo progetto e anche il PNRR deve promuovere. Non solo fondi europei a catalizzare l'attenzione dell'Aula, anche le notizie relative a un sostanzioso disavanzo nel bilancio della sanità toscana. Le opposizioni attaccano, la prossima settimana è previsto un consiglio straordinario sull'argomento. Mentre i toscani aspettavano da mesi che partisse la vaccinazione in Toscana, mentre i malati di tumore stanno aspettando di essere ricevuti per continuare o per riprendere le loro terapie, mentre ci sono gli esami diagnostici fermi con liste d'attesa di mesi, scopriamo da una riunione di maggioranza che la sanità toscana ha un buco enorme. È talmente grande quel buco che nessuno riesce a quantificarlo. 190 milioni, 250 milioni, siamo arrivati, forse qualcuno dice 500 di euro. Ecco cos'è la sanità toscana, una voragine. Hanno pensato bene di far pagare alle imprese toscane la loro incapacità nell'ottimizzare le proprie risorse. Ecco come pensano di risanare. Non efficientando, non razionalizzando, non valorizzando le tante persone brave che ci sono, ma facendo pagare i toscani. Cercare di capire da dove arriva questo buco di bilancio. Se arriva perché i fondi arrivano in ritardo, se arriva per una mala gestione. Fatta fino ad oggi delle risorse sanitarie. Io propendo per la seconda ipotesi, anche perché abbiamo diversi elementi per pensarlo, Qual su qualcuno ci stiamo lavorando per eh, presentarvelo anche nei prossimi giorni, qualcuno è già sotto gli occhi di tutti. La Corte dei Conti ha scritto, nero su bianco, non Francesco Dorselli, non Fratelli d'Italia. La Corte dei Conti ha scritto che Estar è un carrozzone troppo costoso, e lo dicono loro. Quindi quant'è questo troppo costoso? E soprattutto le spese fatte nell'ultimo anno sono tutte spese giustificate e motivate? Ci sono tanti dati che ancora non tornano. Il dramma è che nessuno viene in aula a riferire. Di cifre ne sono state dette tante, ripeto, per noi eh, è fondamentale che non ci siano manovre che in qualche maniera possono andare ad incidere nelle tasche dei cittadini. È chiaro che però un obiettivo importante sarà quello di capire quali tipo di riflessi potrà avere questo deficit rispetto alla programmazione che avremo a fine anno, perché naturalmente occorrerà in qualche modo capire non solo come siamo arrivati a questa situazione, ma anche capire. Eh, quali riflessi ci potranno essere su futuri impegni di spesa della Regione. Su questo noi sicuramente staremo sulle barricate. È inaccettabile che eh, si possa ancora far scontare ai cittadini toscani, soprattutto in un momento di forte difficoltà. Non possono pagare i cittadini e le imprese quello che sono state delle spese emergenziali. Il Governo può e deve dare una mano alle Regioni, ma soprattutto va fatto un'analisi seria di quella che è la sostenibilità del sistema finanziario. Noi nei cinque anni precedenti questa cosa l'abbiamo fatta, abbiamo lasciato i conti in equilibrio ed è corretto e doveroso che i conti restino in equilibrio rispetto a un equilibrio anche di finanziamenti, degli interventi che portano al regime e l'erogazione dei servizi che vengano garantiti ai cittadini in un percorso di sostenibilità del sistema finanziario che consente. Alla sanità di essere autonoma dal bilancio regionale, ma soprattutto di non gravare sui cittadini. Intanto noi avremo una comunicazione che con puntualità ci darà conto di quella che è stata l'attività della Regione in questi mesi e in più di un anno molto difficile perché c'è stato da contrastare la pandemia. Quando parliamo di un disavanzo in sanità. E che tra l'altro accomuna un po' tutte le regioni eh, italiane, parliamo di risorse che sono state spese e meno male sono state spese per contrastare meglio il Covid: quindi, per organizzare gli hub vaccinali, per separare i percorsi, per eh, fare eh, interventi relativamente ai posti eh, a, a minore intensità di cura. Quindi tutto quello che è servito perché la Regione Toscana, come poi è risultato, fosse una delle regioni che ha garantito una maggiore copertura vaccinale nel nostro, eh, nel nostro Paese. Intanto è passato un anno dall'insediamento del Consiglio regionale. Ascoltiamo il bilancio fatto dall'Ufficio di Presidenza. È stato un anno difficile, complicato per tante famiglie toscane, per tante imprese. Ma io voglio ringraziare il lavoro di tutti i colleghi consiglieri regionali, dei colleghi membri dell'Ufficio di Presidenza e capigruppo, perché abbiamo dimostrato tutti insieme segno, senso di responsabilità in un tempo difficile. Abbiamo cercato di lavorare insieme per dare risposte, le migliori, ai cittadini della Toscana. A volte forse non ci siamo riusciti, ma l'abbiamo fatto davvero sulle questioni principali principali cercando di ascoltare tutte le voci, anche quelle più critiche, eh, con un unico obiettivo, fare in modo che i cittadini potessero uscire velocemente da questa terribile pandemia. Ora abbiamo il compito di rilanciare, di rilanciare cercando da subito di fare in modo che questa eh, diventi davvero e fino in fondo la casa di tutti i toscani. Abbiamo investito tanto su un processo di apertura, di partecipazione attraverso strumenti di, di digitalizzazione più evoluti io voglio ringraziare anche gli uffici che in questi mesi di lavoro anche a distanza ci hanno supportato nel trovare le soluzioni migliori. E da ora ci sarà un nuovo sito in consiglio.it in cui eh, sarà possibile seguire attraverso strumenti evoluti l'iter delle nostre leggi, eh, prendere pareri, sollecitazioni che arrivano dai cittadini. Consentitemi di ringraziare i Presidenti delle Commissioni. Non era facile lavorare a distanza, come vedrete dai numeri hanno prodotto un lavoro enorme. E, e hanno dato ai cittadini tante risposte che ci attendevamo. Un bilancio di un anno importante, va dato merito all'attività dei colleghi, in particolar modo del Presidente e di tutti i gruppi consigliari che non, non ha mai interrotto la, la propria attività. Era un esempio, un dovere che dovevamo in un anno difficile, quello della pandemia che terminava e che doveva rilanciare questa azione di contrasto alla pandemia, ma nel frattempo non poteva interrompersi l'attività di sostegno e supporto al lavoro della nostra giunta regionale, iniziative legislative credo che si sia contraddistinto con un anno di buona collaborazione con uno spirito che vedo cresciuto rispetto all'esperienza che io ho vissuto in passato di collaborazione fra gruppi consigliari quindi io credo che ci sia stato anche una forma di crescita fondamentalmente di collaborazione nel distingo dei ruoli quindi un anno positivo che ha visto dei passaggi importanti penso innanzitutto il sostegno all'attività di vaccinazione l'importanza e il sostegno al nostro presidente e nel contempo un anno che ha visto iniziare degli iter legislativi importanti e quindi credo che questo sia stato l'elemento più importante di un'assemblea legislativa come la nostra che non poteva fermarsi, non si è fermata, ha dato questo esempio e credo che sia corretto proseguire in questa direzione. Un anno particolare che è stato segnato dalla pandemia e quindi con delle modalità particolari di svolgimento dei lavori, quello che anche nell'ultimo ufficio di presidenza ho spiegato trovando una sensibilità per altro comune è quello che si svolga sempre più in presenza il lavoro. Questo è fondamentale con tutte le norme che devono essere osservate. Questi sono segnali importanti di ecco, ritorno un po' alla normalità alla quale tutti noi auspichiamo. Di certo c'è stato un eh, tentativo continuo di parlarci, di confronto, eh, per rendere sempre più trasparente e eh, aperta ecco, eh, diciamo questa... Eh, che è praticamente il cuore della, eh, della regione toscana, per far sì che i cittadini toscani possano essere eh, finalmente debitamente informati eh, delle nostre attività, ci sia quella digitalizzazione e quella trasparenza necessaria per far sì che tutto eh, si svolga ecco, eh, veramente in modo chiaro. Questo è l'auspicio che vogliamo noi, eh, quello di poter continuare a fare anche pagine come quella della consegna della Costituzione. Ragazzi, la Costituzione repubblicana va letta, va conosciuta partendo dalle scuole.